Bentornati Snipers, io sono Mark Storm e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento un giocattolo tamarrissimo che mi è piaciuto da morire e che voi non potete comprare. No, seriamente, non è in vendita, o almeno non così. Questa è letteralmente un custom, ha subito delle modifiche, ma in questo video vi spiegherò dove è stata modificata e perché, in modo da potervi aiutare a fare le medesime modifiche nel caso vogliate farla. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale per supportare me e il mio lavoro. Waiting for my word to fall, hoping that the phone will call. Not a sound, can leave the memories behind. Can't seem to get you off my mind. Together two souls entwined, yeah. I would do whatever to get you back home. The pain of losing you hurts right in my bones. Questa piccolina, che viene prodotta dalla KGV, viene importata e ribrandizzata in Italia dalla Evolution Airsoft. Mi è stata mandata da Psionic Upgrades, dopo averla appunto customizzata e modificata a puntino, per festeggiare l'inizio della loro collaborazione ufficiale con la Evolution. Sono infatti in uscita delle repliche Evolution già con kit Psionic preinstallato, una cosa veramente interessante. Ha un nome impronunciabile, che me lo sono dovuto scrivere, è una KP-13. 13C-TBC, ma in amicizia la chiameremo la G18 dell'Evolution, ok? Per non fare casino. Va a ricalcare le linee di una Glock 17 di quinta generazione. Lo si intuisce dall'assenza delle scanalature per le dita, le cosiddette finger grooves, in favore di un design più liscio, lineare, e da un undercut, che è questa parte ritagliata della guardia del grilletto, più accentuata, che ci permette di impugnare la nostra replica in modo più rialzato ed avere maggior controllo del tutto. Personalmente ho trovato questa impugnatura incredibilmente comoda, non avevo mai provato nulla del genere, ne ho provate di Glock ragazzi in quest'anni, ma questa è sicuramente la più comoda, mi restituisce un feedback bellissimo alla mano. Questo ovviamente grazie anche al peso della replica, che è di 500 grammi a secco e salgono fino a 770 in ordine di utilizzo, quindi con caricatore, gas e pallini, che è un peso abbastanza buono, corretto per quanto mi riguarda. Non è eccessivamente leggera, quindi non dà quella sensazione di giocattolosità, ma allo stesso tempo non è un mattone al punto da diventare poco pratica in game o da ballare all'interno della fondina. A differenza però delle Glock di quinta generazione, questa è solamente destrorsa, non ha nulla di ambidestro, né il tasto di sgancio del caricatore, che è solo dal lato sinistro, né tantomeno il selettore di fuoco singolo e full auto. Non sono presenti loghi di alcun tipo, che da un certo punto di vista forse è positivo. Non sono particolarmente un amante dei loghi originali, ma se proprio non possono esserci loro, forse è meglio che non ci sia nulla piuttosto che loghi inventati, calibri strani, di conseguenza non esattamente realistica, ma nemmeno troppo giocattolosa. Il fusto è ovviamente completamente in plastica e, ad eccezione delle parti che vi ho elencato prima, è relativamente classico. Nella parte anteriore è provvisto di una slitta per il montaggio di laser o torce e della sicura montata nella maledettissima placchetta del seriale, che si sposta avanti e indietro bloccando meccanicamente il nostro grilletto. Come vi ho già detto in altri video, quando inseriscono una sicura in una replica da Airsoft dove nella controparte reale non c'è, è una cosa che non sopporto, per il semplice fatto che non è stata pensata dai suoi progettisti per essere in quella posizione e di conseguenza è incredibilmente innaturale andare a girare la replica, spostare la placchetta avanti e indietro per attivare o disinserire la sicura. È infattibile in game, completamente inutile, e non capisco veramente il motivo di doverla inserire a forza quando nemmeno nell'arma reale è presente. Il tasto di sgancio del caricatore è fantastico. Prima di tutto aggancia in un modo impeccabile, fa uno scatto netto, una volta inserito non balla neanche di un millimetro, sembra saldato,
e quando lo andiamo a premere il caricatore salterà fuori in maniera super fluida, quindi ok le ricariche tattiche. Inoltre è in metallo, cosa non da poco, visto che nella maggior parte delle Glock viene fatto in plastica e insomma mi ha sempre fatto storcere un po' il naso. Questo è in metallo, rifinito strabene, è smussato sugli angoli, è verniciato di un nero opaco molto bellino e soprattutto la molla di ritenzione ha la giusta durezza. Ha la giusta durezza per essere premuta con facilità, ma allo stesso tempo non si preme da sola quando va a sbattere contro il gibernaggio. L'ho già usata in game 2 volte e posso assicurarvi che è perfetto. Inoltre il suo profilo non sporge troppo dal design della replica, sporge di circa 1,5 mm, che è il giusto per essere trovato facilmente con il pollice ed essere sentito anche con i guanti, ma allo stesso tempo non è troppo sporgente al punto da rischiare lo sgancio involontario del caricatore. Il caricatore è perfettamente compatibile con quelli della VE, della Marui e della AP01, quindi ottima cosa per quanto riguarda i ricambi. Ma di per sé lui è leggermente diverso e non mi è piaciuto più di tanto. Prima di tutto le valvole sia di carico che di scarico sono diverse da quelle dei competitor e soprattutto quella di carico ha addirittura un diametro differente, quindi in caso vi dia problemi dovrete trovare un ricambio originale. E in secondo luogo dovete sapere che tutti i caricatori sono formati da 2 parti principali: il corpo in metallo e il fondello che lo va a sigillare nella parte inferiore. Il sistema di fissaggio di questi 2 componenti è essenziale. Nella maggior parte dei caricatori il fissaggio di queste 2 parti è affidato semplicemente ad una vite posta in questo punto qui, che più andrà vitata e più andrà a schiacciare l'o-ring atto a fare tenuta tra le 2 parti. In questo caricatore la filosofia è diversa, va a ricalcare quella dei caricatori della MK23 Marui. Sostanzialmente le 2 parti sono fissate tramite 2 spine. Ecco, 2 spine non sono esattamente l'ideale, prima di tutto perché sono più complicate da rimuovere e in secondo luogo perché è più probabile che possano prendere gioco. Vi basterà infatti far cadere il caricatore 1 volta in modo da farlo sbattere nel punto sbagliato che queste 2 spine si possono deformare o comunque la loro sede possa avere del gioco. Questo porterà inevitabilmente a una perdita di gas difficilmente riparabile. È una cosa che ho già visto nei caricatori della mia MK23 Marui e l'unica soluzione che ho trovato è stata sigillare con del silicone il fondello. Non esattamente l'ideale, spero che questo caricatore non mi si rompa mai, ma il fissaggio a spina non mi è mai piaciuto e rende generalmente il caricatore un po' meno affidabile di quelli col fissaggio a vite. Nel caso vi dia problemi, il mio consiglio è quello di procurarvi un caricatore aftermarket, appunto come quelli dell'Action Army, quelli della Marui o ancora quelli della VE che costano anche molto meno. Il grilletto è classico da Glock con la sua sicura ed è in plastica sia lui che la sicura stessa. Nonostante ciò, ragazzi, sono fatti di una plastica molto buona. La sicura ha il giusto gioco e la giusta corsa di qualche millimetro, la si avverte distintamente anche con i guanti. Il punto di scatto è nettissimo, lo si avverte perfettamente, così come anche il punto di reset, è proprio un bello scatto netto. E la plastica, ragazzi, è durissima, anche se portata fino in fondo nel caso dovessimo premere di più vi posso assicurare che è impossibile piegarlo o farlo flettere, al punto che ho creduto potesse essere rinforzato in metallo in alcuni punti, ma invece è solo plastica molto buona. Il carrello è sicuramente la parte più elegante dell'intera replica, con questa sua colorazione tan e queste canalature di alleggerimento che lasciano intravedere la canna esterna cromata. È veramente veramente tamarra come cosa. È provvisto di 2 tacche di mira che non sono regolabili né in alzo né in deriva, però quella anteriore è in fibra ottica, una fibra ottica rossa che difficilmente avevo visto in altre repliche, generalmente sono verdi e gialle arancione, in ogni caso cattura un sacco di luce e si vede molto bene, mentre quella posteriore è di tipo tradizionale, sono semplicemente 2 tacche metalliche che non sono provviste però di nessun riferimento per la mira, quindi nessun pallino, segnetto, tacchetta, nulla di nulla. Nonostante ciò, sebbene di primo acchito mi avesse fatto un po' storcere il naso, devo dire che mi è risultato particolarmente facile andare in mira ed acquisire il bersaglio, dando un ottimo contrasto con la tacca di mira rossa anteriore. Quindi in definitiva devo dire che è una scelta azzeccata da parte della KJV. Il selettore di fuoco singolo e raffica è posto ovviamente solo dal lato sinistro, è classico da Glock, ma scatta da Dio, al punto che se lo portiamo fino a metà arriverà un punto che la molla lo farà scattare da solo in posizione. Mi dà sempre
la certezza di essere in una modalità piuttosto che l'altra. Quando magari siete agitati o sotto pressione e dovete passare velocemente senza guardare da singolo e raffica, con altre Glock mi è capitato ogni tanto di non arrivare fino in fondo e fermarlo a metà inceppando la pistola. Con questa non mi è mai successo, è sempre stata super precisa e affidabile. Molto molto bello il selettore di fuoco. La punta del carrello rinuncia al design squadrato e appuntito classico delle Glock in favore di uno più stondato e armonioso, che troviamo anche nelle generazioni 5 delle Glock 17, per intenderci. È studiato per aiutarci nell'inserimento in fondina della nostra pistola. La canna esterna, come abbiamo già visto, è cromata ed è provvista di un tappino con un pattern zigrinato, carino, sotto il quale troviamo una filettatura da 14 mm antioraria. Adesso, non per fare il maschilista, ma è una gran cosa che sia provvista di una filettatura maschio e non femmina, come nella maggior parte delle Glock. Certo, il design viene un filo snaturato, perché nella parte anteriore abbiamo ancora un piccolo prolungamento della canna che sporge dal design della replica. Ma a me personalmente non dà particolarmente fastidio, preferisco questa soluzione rispetto alle filettature femmine che ci costringono all'acquisto di adattatori maschio-maschio piccolini da inserire qui per poi avvitarci a loro volta sopra il silenziatore. Non capite, state avvitando lui o svitando l'adattatore nella canna, allora poi lo girate dall'altra parte. Mio Dio! Odio tutti quei pezzi uno sull'altro filettati in fila. In questo caso ovviamente ci basterà avvitarlo direttamente sull'out barrel, cosa però che io vi sconsiglio per il semplice fatto che, esattamente come nelle Glock reali e in tutte le altre da soft air, la canna di questa pistola è basculante, vedete? Durante il ciclo andrà ad impennarsi verso l'alto. Questo nella controparte reale è un sistema di sbloccaggio della camera per permettere l'espulsione del bossolo. Nell'airsoft viene riprodotto solamente per un fatto estetico. Però il fatto che la canna esterna non sia solidale al resto del carrello gli dà un minimo gioco, e ho notato che fissandoci sopra un silenziatore o un'unità tracciante, a meno che questi non siano incredibilmente leggeri, la canna tenderà a puntare verso il basso, e questo darà problemi sia al ciclo della replica sia alla precisione generale, perché la pistola tenderà a sparare verso il basso. Quindi a priori vi sconsiglio l'utilizzo di accessori sulla canna, nonostante questo splendido filetto. Prima di passare agli interni però vorrei fare una nota di demerito a questo carrello, perché ha un gioco veramente eccessivo. Ragazzi, non so se riesco a farvelo sentire, sentite come balla, cioè ci locca tantissimo e si muove proprio dal fusto di circa un millimetro per parte. Ragazzi, è tantissimo, ha veramente un gioco eccessivo. Mi è stato detto che in questo modo il ciclo sia facilitato, che la pistola funzioni meglio, può essere vero, però personalmente lo trovo davvero bruttissimo. È una cosa invero che succede solamente senza il caricatore, perché una volta inserito la pistola diventa un monoblocco sostanzialmente, ad eccezione ovviamente della canna basculante di cui vi ho già parlato prima. Il carrello diventa stabilissimo e non si muove né a destra a sinistra né in alto verso il basso. Questo perché il caricatore lo andrà a pressare con la sua guarnizione in gomma e lo schiaccerà per bene contro le guide. Ok, non è quindi una cosa che durante l'utilizzo ve ne rendete conto, però quando togliete il caricatore e l'andate un po' a maneggiare, il fatto che balli tutto in questo modo proprio non mi è piaciuto, devo essere sincero. Lo smontaggio è classico da Glock, si abbassano le due alette sui lati di ritenzione, la si fa scarrellare e la si smonta. All'interno troviamo un gruppo scatto classicissimo, uguale a quello delle VE ed è perfettamente compatibile. Ho provato ad installare la mia parte superiore della Glock VE su questa e funzionava perfettamente, quindi gli interni sono sostanzialmente gli stessi. Ad eccezione dell'estetica, infatti questo gruppo scatto è cromato, non so se possa avere una qualche utilità a livello meccanico, però è tamarro anche il gruppo scatto. Ma è nel carrello dove troviamo le modifiche di cui vi ho parlato prima. Prima tra tutti, questo piccolo anello nero stampato in 3D che troviamo sul guidamolla della molla di ritorno. Sostanzialmente non è altro che una corsa corta. So che la maggior parte di voi già sapranno di cosa sto parlando, per chi non lo sapesse, è una modifica che accorcia letteralmente la corsa massima della nostra replica. Quindi per ciclare non arriverà più fino a questo punto, ma si fermerà circa mezzo centimetro prima.
Dover fare mezzo centimetro in meno all'andata e mezzo centimetro meno al ritorno le permetterà di ciclare più velocemente e quindi la pistola diventerà più reattiva e la raffica sarà un po' più allegra. Il ciclo di sparo è molto molto veloce, certo non come quello dell'Action Army, ma per essere una Glock è incredibilmente reattiva. L'ho trovata perfetta per il CQB e per il tiro dinamico, cosa che ho fatto l'ultima domenica, e si è comportata molto bene. La raffica è abbastanza allegra, con un green gas normalissimo, quindi con il Nupro 2.0, un gas verde. Siamo intorno ai 16 pallini al secondo, quindi non male. Migliorabile ovviamente utilizzando un gas un po' più potente, come per esempio un Diablo o un gas nero. Non dovrebbero esserci problemi ad utilizzare gas più performanti perché questa replica viene data compatibile anche con i caricatori a CO2, quindi a livello di meccanica dovrebbe essere in grado di reggere anche gas un po' più performanti. Le ultime modifiche che ha subito questa pistola sono nel gruppo OPAP e canna. Il gommino OPAP è stato sostituito con uno dell'Action Army, no, niente R-Op per ora. Psyonix sta lavorando sugli R-Op per le repliche gas blowback, ma mi hanno detto che per ora, per quelle a raffica, non sono ancora pronti. Di conseguenza hanno ripiegato per un gommino di tipo tradizionale, ma molto performante. È marchiato Action Army e credo sia lo stesso dell'AP01. Di conseguenza ha delle ottime performance. L'ho provato con grammature fino agli 0,28 e li ho oppati tranquillamente. Ho ritenuto inutile salire di più con la grammatura perché non è il genere di replica con il quale andiamo a sparare a bersagli a 60-70 metri, quindi preferivo un colpo un po' più veloce rispetto alla precisione, ma in ogni caso credo si possa salire ancora un po'. Il gommino viene premuto dal gruppo PAP originale, che però ha subito una piccola modifica. Gli hanno installato una chiave ad H sul pressore stampata in 3D che gli permette di pressare il gommino in maniera uniforme da entrambi i lati e va a risolvere il problema classico di tutte le Glock, soprattutto nelle VE, in cui il pressore, essendo in metallo ed avendo due spuntoni metallici, tende con il tempo a bucare il gommino ed entrare all'interno della canna. La canna è quella originale, ma è stata lavorata a mano, è stata lappata fino ad avere una lucidatura a specchio incredibile, e questo posso assicurarvi che ha un grande impatto sulla precisione della nostra SG. Poche modifiche, quindi due o tre accortezze. Studiate per avere una replica il più scattante e reattiva possibile, con una raffica allegra, ma allo stesso tempo precisa e costante nei colpi. La differenza tra un colpo e l'altro era di un centesimo di joule, una cosa che poche volte avevo visto su una replica a gas. Di conseguenza mi aspettavo molto da questa pistoletta e non sono stato deluso. Ma adesso andiamo a vederci assieme i test di tiro. Bene, i test di tiro sono stati fatti in un ambiente controllato ma con una temperatura di circa 15 gradi, quindi non esattamente l'ideale per una gas blowback. Sono stati registrati circa un mesetto fa, infatti adesso sto morendo di caldo, ma nonostante ciò devo dire che anche con quella temperatura
si è comportata abbastanza bene, soprattutto in singolo, che è risultato ovviamente scattante, ma anche preciso sulla distanza di circa una ventina di metri. Per quanto riguarda la raffica, invece, tendeva abbastanza ad allargare la rosata, ma ripeto, potrebbe essere dovuto al fatto che la temperatura non era particolarmente ideale per il gommino PAP. In definitiva, è una replica con dei pro e dei contro, a me è piaciuta tantissimo. Peccato per il carrello un filo ballerino che, caspita, rovina tanto l'intero pacchetto, soprattutto considerando che non è una replica economica, ragazzi, si aggira intorno dai 150 ai 160 euro e di conseguenza mi sarei aspettato una cura dei dettagli un filo più alta. Sicuramente consigliabile per magari uno sniper o comunque giocatori che cercano una secondaria in grado di offrire un fuoco automatico che possa tirarli fuori da situazioni complicate, e allo stesso tempo magari siano appassionati alla piattaforma Glock e cerchino un qualcosa di relativamente realistico. Voi cosa ne pensate di questa KP13C TBC della Evolution Airsoft? Scrivetemelo qua sotto nei commenti e vi rinnovo l'invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare me e il mio lavoro. Anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci becchiamo in campo. Viene riprodotto in plastica e... Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno, sono Daniela, sono un consulente energetico. La chiamo, noi l'abbiamo chiamata per proporle servizi offerte del mercato libero di luce e gas. Signora, mi scusi, sto lavorando, mi perdoni. Le assicuro che non rispondono alle mie esigenze. Grazie, signora. Gesù.